c'è il nodo che... Tocca a noi, eh? Andiamo? Sì, 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 sì. Un, due, tre, cinque, sei, sette. Mi sento bene? Ah, so, sei una bomba. Vai. Non sento stanco. Guarda, non stai a farmi i brividi. Se prendi... Ammazza! Sei messo male! Let's go! 3 and ciao, ciao, 1. Oh, quasi inventato? Mi gira già la testa, Pasquale. 1, 3, 4, 2. No, la presa no! Subito! Ma perché dobbiamo complicarci la vita la prima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, slow! Pensi che Luca Barbareschi e io e noi saremo nei finali? Qua. Porca miseria. Uno mancava per quello! Per uno solo mi sono perso il ballo! Questi sono già almeno 17 secondi. Quanto dura un ballo? 2 minuti. Quasi 10 volte più di quello che abbiamo fatto. Me ne vado. No. La cosa bellissima, grazie. La cosa bellissima è vedere il consumo di magliette, perché tutti loro, no? C'è Luca Barbareschi che arriva con un pacco di almeno 5 magliette, perché già nell'ora e mezza, nella prima ora e mezza, 4 sono andate, no? E arrivano quelle di ricambio. Però fa bene, tutto questo è tutta bella circolazione, no? Tutto bel lavoro aerobico. Sì, li vedo già belli carichi. Sì. Qualcuno già comincia a tirar fuori la propria personalità. Sì. Proprio, poi, ballando è un grande affresco di umanità. Sì, di come siamo tutti noi, perché poi prima di essere personaggi siamo persone, no? Quindi tu vedi la persona. Tirare fuori le proprie emozioni, però certo. Milly, non è facile, anche raccontare a volte le ombre della propria vita, ripercorrere alcuni passaggi particolarmente dolorosi. Per esempio Simona l'anno scorso ha fatto un bellissimo show, ha fatto una bellissima prova anche di umanità, quasi a chiudere un cerchio, arrivando poi anche alla promessa di matrimonio in onda. Che bello. Bellissimo, ci siamo emozionati tutti. Sì, sì, Giovanni e Simona ci hanno veramente emozionato, ma... Guarda, non è stata una cosa né prevista né in qualche modo, come ti posso dire, scritta, non c'è una sceneggiatura, cioè le cose succedono, se i nostri personaggi, i nostri concorrenti vogliono che succedano, quando loro si sentono di dire e di fare, no? Perché arriva il momento in cui il ballo ti crea una emozione, un'apertura, cioè tocca delle chiavi e apre delle porte che tu non pensavi di poter aprire. Imprevedibile. E hai voglia di liberarti, è quasi una terapia da questo punto di vista. Hai voglia di lasciare andare delle cose, di buttare delle scorie fuori. Visto che allora tutto è imprevedibile, non possiamo pensare di poter dire cosa ti aspetti da Federica Pellegrini o da Luca Barbareschi, per fare due esempi. Allora ti chiedo però di sottolineare, secondo te, in cosa ciascuno di loro è già vincente in partenza o per che cosa si distinguerà, ok? Beh, allora, senti, Federica, al di là della Abbiamo un composite di immagini, quindi è proprio okay, uno per ok, ok, vai. Iniziamo con la prima, che è Bianca Guaccero. Io credo che lei sia vincente con la sua passione mediterranea, anche perché pure il suo maestro, lei è pugliese e lui è palermitano, è siciliano, quindi saranno una coppia di fuego. Sì, lui è Giovanni Pernice. Sai che abbiamo 6 maestri nuovi quest'anno? Sì, c'è tutto certo, un rinnovamento. C'è tutto un movimento. Fa bene anche questo, perché crea nuove... Allora, vi dico una cosa, nuovi sotterranei antagonismi tra i maestri, che sono sani, perché il competitore deve avere voglia di dimostrare chi è e di superare l'altro, sennò che competitore è. E quindi anche il maestro nuovo, no, che ha voglia di farsi vedere, è importante.